tutti, oggi nuovo consiglio di lettura e per l'occasione niente pacco polacco perché si schiatta dal caldo, molti di voi sono già al mare sotto l'ombrellone, vogliono leggersi qualcosa di intrattenimento puro che però sia intelligente, esplosivo, proprio quei romanzi che ti divora in una sola botta, e quindi oggi ho per voi il romanzo perfetto da sotto l'ombrellone e io mi sono parecchio divertito a leggerlo e sto parlando di La vendetta del professor Suzuki di Isaka Kotaro, romanzo che è uscito recentemente per Einaudi. Isaka Kotaro tra l'altro si è già fatto conoscere in realtà in Italia grazie al bestseller I sette killer dello Shinkansen, uscito l'anno scorso e che verrà portato al cinema a fine agosto con questo film Bullet Train, proprio ispirato dai sette killer dello Shinkansen. Un romanzo quello che ero molto curioso di leggere, tanti di voi me l'hanno consigliato avvisandomi che è bello bizzarro, un po' sfilacciato, e mi ero portato tra l'altro durante il mio viaggio in Giappone perché ho preso lo Shinkansen, sapevo che avrei dovuto prendere lo Shinkansen, quindi ho detto mi leggo quel libro sullo Shinkansen che fa proprio figo. Ecco, purtroppo, cioè per fortuna purtroppo non ho letto una riga perché ero ipnotizzato dal paesaggio fuori dal finestrino, quindi sono tornato dal Giappone senza aver letto neanche iniziato quel libro. Tuttavia non so per quale motivo io mi sono andato a cercare recensioni su Goodreads del libro, scoprendo che in realtà I sette killer dello Shinkansen in Giappone è il secondo di una serie, di cui il primo in realtà è questo. Non so per quale motivo questo romanzo, che è il primo della serie in Giappone, è uscito dopo in Italia, probabilmente perché il film è tratto dal secondo romanzo, non lo so, non so neanche se c'è un fil rouge tematico tra i romanzi, ma sono a sé stanti e magari è una serie dal punto di vista simbolico di temi, non lo so. Fatto sta che scoprendo questa cosa ho detto ok, ora che so che questo è considerato dall'autore il primo romanzo della sua serie sugli assassini, mi leggo prima questo. Quindi in Italia è già uscito, io me lo leggo e via, e poi proseguirò appunto con I sette killer dello Shinkansen. Mi direte voi in caso se ci sono dei collegamenti tra i romanzi. Adesso non ho ancora iniziato I sette killer dello Shinkansen, sarà il prossimo libro che leggerò, quindi probabilmente già quando vedrete questo video avrò già le mie risposte, ma comunque scrivetele qua sotto per chi vuole leggere i romanzi e ha scoperto che i due in qualche modo sono legati. Fatto sta che ho iniziato da questo, La vendetta del professor Suzuki, romanzo di 350 pagine che ho letto in un giorno, perché è veramente un libro all'alto tasso di adrenalina, di divertimento, di coinvolgimento totale, è proprio un thriller sopra le righe. Ecco, non aspettatevi assolutamente, immagino che sia un po' così anche I sette killer dello Shinkansen, dalla vendetta del professor Suzuki, un thriller classico, comunque un thriller al cardiopalma, inquietante, angosciante o comunque pieno di suspense e colpi di scena. Aspettatevi invece una commedia nera molto bizzarra, costantemente in bilico con il thriller, ma più pulp. Ecco, vi posso già dire che troverete pane per i vostri denti in questo libro se amate Tarantino. Un Tarantino alla giapponese, ok? La storia in sé, vi dico, è puro intrattenimento. È un romanzo che proprio io ho letto adorando la storia, lo sviluppo, l'intreccio, nonostante, e questo non lo nasconde l'autore, è totalmente sfilacciato. Non è una storia che ha anche una piena coerenza, ma nonostante questo lo ami perché vedi che proprio è nel tono del libro questo suo essere sopra le righe, avere questo umorismo anche un po' acido in certi punti, un po' nero ma nerissimo in altri. È la storia del professor Suzuki, un comune, un discreto professore di matematica del liceo, che però ha condotto finora una vita normale, tranquilla, fino a che non gli è successa una cosa terribile. Sua moglie, infatti, è stata uccisa da quello che si pensa essere un pirata della strada. In realtà c'è ben altro, perché il professor Suzuki ben presto arriva a scoprire che a Tokyo c'è questa sorta
Banda di assassini, in realtà sono degli assassini, dei sicari che agiscono un po' su richiesta e un po' per psicopatia personale nel effettuare degli incarichi, e scoprirà ben presto tramite anche questa agenzia losca chiamata Fräulein e gestita da questo personaggio femminile completamente sopra le righe. Già da subito il romanzo non ti prepara neanche, ti travolge all'interno del delirio che sarà, e copre quasi subito che appunto a Tokyo ci sono questi, almeno in questo libro, ci sono tre assassini principali, che sono: uno è l'assassino Balena. Il Balena è quest'uomo estremamente corpulento, gigantesco, che ama usare la psicologia sottile per spingere le proprie vittime a togliersi la vita. Allo stesso tempo però lui stesso è ossessionato dai fantasmi delle proprie vittime. E questo lo scopriamo perché in realtà il romanzo non è raccontato dal punto di vista del professor Suzuki, che appunto viene invischiato in sta storia semplicemente perché vuole vendicarsi e vuole arrivare alla radice del male, ma ci sono più punti di vista, sono più punti di vista che si intrecciano tra di loro. Quindi abbiamo il Balena, che appunto è uno di questi serial killer, ma abbiamo anche il Cicala. Il Cicala è uno psicopatico totale e ama uccidere su commissione soprattutto gli innocenti, diciamo. Gli viene offerto un lavoro, lui fa quei lavori sporchi che gli altri assassini non vogliono fare, quindi ad esempio lui uccide tranquillamente anche i bambini, per dire. Dall'altro lato abbiamo il misterioso spingitore, che invece agisce in metropolitana buttando la gente sotto i binari, oppure al semaforo buttando la gente sotto le auto. Ok, quindi si deduce che lo spingitore possa essere l'assassino della moglie del professor Suzuki. Chi lo sa? Di più non vi svelo, vi dico solo che se vi sembra un romanzo dark da queste premesse, o comunque cruento, sappiate che non è così. Non è un romanzo che evita la violenza, ma la presenta in toni talmente grotteschi e sopra le righe, alla Tarantino appunto, che diventa comica. È un libro che dovete leggere da una parte sorprendendovi, diciamo, della sua spina dorsale più thriller, che emerge soprattutto verso la fine con un colpo di scena dietro l'altro, ma dallo stesso tempo dovete gustare, diciamo, il tono completamente delirante in cui è raccontato. Isaac Akotaro comunque scrive bene, secondo me. Non ha uno stile particolarmente letterario, anzi è piuttosto piano, è uno stile molto cinematografico, se vogliamo, ma secondo me per questo tipo di storia ci sta molto bene, anche perché secondo me il ragazzo ha un buon senso of humor, e probabilmente è proprio per questo che in Giappone è considerato una delle voci più originali per quanto concerne il romanzo crime e thriller nel proprio paese. Quindi è anche bello il fatto che venga importato da noi, perché ha uno stile che sicuramente è influenzato da Tarantino, perché si sente tantissimo in generale dalla letteratura, dal cinema pulp, ma allo stesso tempo anche un po' di Polanic, ma allo stesso tempo c'è proprio questa fortissima impronta personale proprio orientale, nipponica, che si calibra bene con questi elementi più pulp. E comunque anche il Giappone da parte sua ha una fortissima componente pulp all'interno di determinati film, determinati romanzi, quindi ci sta proprio a pennello questo connubio. E quindi è proprio forte anche di questo stile, che per quanto, ripeto, sia piano, soprattutto nei momenti emotivi, diciamo che il romanzo, ecco, forse l'unica pecca che ci trovo è che il romanzo non ha in realtà momenti vulnerabili o emotivi, probabilmente perché l'autore non li ha cercati. Contate che a un certo punto, nonostante ci siano dei flashback sulla moglie morta, il protagonista non mi è mai sembrato così profondamente addolorato e carico di una desiderio di vendetta. Non lo senti così profondo il dolore del protagonista verso la moglie morta. Si fa fatica un attimo a trovarlo credibile o comunque immedesimabile. Non che a me importi immedesimarmi nei personaggi di cui leggo i romanzi, anzi, secondo me l'immedesimazione è sopravvalutata. Però avrei voluto che il personaggio fosse un po' più a tutto tondo. Anche comunque esplorare, diciamo, l'umanità dei personaggi, secondo me avrebbe aiutato un po' di più il romanzo a livello di profondità, anche se secondo me la profondità non era quella che interessava all'autore, che invece voleva dare libero sfogo alla sua creatività in un grande pastrocchio, in senso positivo,
pulp comedy splatter, ok? Quindi, nel senso, se amate il genere, secondo me fa il suo dovere, cioè è un romanzo veramente scoppiettante che saprà tenervi compagnia e soprattutto saprà farsi divorare in un batter d'occhio, quindi ve lo consiglio. Ma vi dico soprattutto che, sarà che sono stato in Giappone, soprattutto a Tokyo, pochissimo tempo fa, e mi sono emozionato a leggere le zone in cui è ambientato, cioè c'è un'intera parte ambientata a Shinjuku, e riconoscevo, nonostante la scrittura sia, come vi dicevo, anche lesina sulla descrizione, invece punta più sull'azione, comunque io riconoscevo alcuni luoghi. C'è un punto in cui totalmente ambientato alla stazione di Shinagawa, che è la stessa stazione dove io ho preso lo Shinkansen, quindi mi sono fortemente emozionato. Però questi sono dettagli. In ogni caso, come lettura di intrattenimento io ve lo consiglio. Questo è il mio parere su La vendetta del professor Suzuki, in attesa appunto di buttarmi a capofitto sui 7 killer dello Shinkansen. Ma fatemi sapere se anche voi avete letto questo libro, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, che ne pensate. Fatemi sapere anche la vostra sui 7 killer dello Shinkansen. In ogni caso, vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video e muah, ciao ciao!